Luigi Bonelli, grande uomo di cultura, grande uomo di teatro, scrittore di testi. Scrive un'operetta che ha un successo incredibile, Rompicollo. La storia è la storia di una ragazza della Selva, Bonelli, di famiglia selvaiola, che corre il palio e lo vince. Allora, in questo sogno, quanto ha influito la storia? Moltissimo, perché io ero bambina, qui proprio al pianoforte veniva Beppe Pietri a suonare le musiche di Rompicollo, io da bambina, ma ancora adesso, io quando sento le musiche di Rompicollo mi vengono i brividi, la pelle d'oca, e te non sai che io ho un nipotino che mi canta ogni tanto Siena la bella città con voluttà alla spratenzione. Io quando me lo canta mi viene il groppo alla gola, perché da bambina sentivo queste musiche e dicevo io voglio fare come Rompicollo, voglio essere Rompicollo, però naturalmente non pensavo mai che ci sarei riuscito. Divertivo un monte, anche perché insieme si montava con Pietrino, con Ganascia, tutti i vecchi. Brava, bravissima! Brava! Anche la mattina del palio fece una bella provaccia, la vinse. E poi ci fu la segnatura, era un po' scocciata perché le avevano messo nome Diavola. E invece lei voleva chiamarsi Rompicollo, però d'altra parte era un problema legato al fatto che lei aveva fatto la controfigura della Paramount al film La ragazza del palio a Diana Don, e quindi non so per quale motivo la Paramount aveva deciso così.